Carissimi amici, adesso vorrei presentare a voi una omelia che mi ha fatto una grande gioia su Santa Rita, proprio da Padre Massimo che è nella chiesa di Santa Rita a Milano. Una catechesi che dà tanta consolazione. Sapete che la fama di Santa Rita è di essere specialista delle cause disperate e dà tanta speranza. Allora, per coloro che hanno tanto bisogno di consolazione, di speranza, di pace nel cuore, mi raccomando di ascoltare come ha fatto Santa Rita per essere così santa e come il Signore ha esaudito le sue preghiere in modo che non aspettava per niente. Tante volte noi preghiamo per la guarigione di un caro, di una persona della famiglia, per una grazia. E sembra che il Signore sia sordo alla nostra preghiera, anche se questa preghiera la facciamo con tanta sincerità. Allora ecco una bellissima risposta che darà consolazione a tanti di noi. Che dono gli ha fatto il Signore? Poteva risolvergli i problemi con i suoi figli, con la sua famiglia. Oggi, come sempre, no? I sacerdoti che ascoltano le confessioni sentono il dolore, i problemi delle mamme, dei figli, i problemi, le malattie. Uno ti verrebbe in mente, no? Sei tanto amico del Signore, il Signore come prima cosa ti dovrebbe risolvere questi problemi che tu sei venuto a raccontargli qui in chiesa, no? Non lo fa quasi mai così. Lo fa in un'altra maniera, certo. Ma poi se ti ama proprio tanto, è forse pericoloso farsi amare tanto da Dio. Non so se conviene. Se ti ama proprio tanto il Signore, alla fine non è che ti dà una cosa. Non è che ti dà un regalo, non è che ti dà un pacchetto, ma se ti ama proprio tanto ti porta dentro il suo cuore. Come a dire, non voglio darti qualcosa, io desidero darti tutto quello che sono io. Io e il Padre siamo una cosa sola. Quello che hai dato tu a me, papà, io lo do a loro. È così Gesù. Quindi che cosa ti dà? Ma io gli ho chiesto che mi guarisca mia cognata o mi guarisca mio nipote. Non è che non ti prende sul serio. Però tu devi pensare, no? Proprio con i santi, no? Devi capire, no? Tu chiedi quello, magari lo fai anche con tanta fede. Però quella fede non va persa. Se quella fede è autentica, quando gli chiedi una grazia, quella fede comunque è entrata nel cuore di Dio, di Gesù. Quella fede ottiene. Ma che cosa ottiene? Dovrebbe ottenere quello che gli hai chiesto matematicamente? No, perché allora sarebbe magia. La magia è così. Dici due formule e ottieni quello. E tante volte noi scambiamo la devozione ai santi con la magia. Faccio questo e ottengo questo. Non è così. Ma allora che cos'è? Niente, pensate a quello che è successo con Santa Rita. Quante volte avrà pregato? Ha pregato perché i figli, no, non si macchiassero della vendetta, ha pregato per la pace, ha pregato. Quindi non ha pregato per una cosa che voleva per sé, ma ha pregato per gli altri, ha pregato perché vinca l'amore. E l'ha fatto con un'intensità tale che il Signore non gli ha risparmiato la morte dei figli, per esempio. Quindi, ha fallito nella sua preghiera Santa Rita? Non ha risparmiato i figli sono morti. Così penso a tante persone che mi dicono, ma io ho mio figlio che si droga, ho mia figlia che è persa. E giù a pregare, giù a pregare, giù a pregare, poi vai a Međugorje, poi torni, poi ci ritorni, poi torni, poi ci ritorni, poi torni e preghi, preghi, preghi. Ma la tua preghiera non ha funzionato allora? Ma no, che ha funzionato. Mi sembra che la prima madre che ha fatto questa esperienza è stata proprio la Madonna.
Non gli ha risparmiato la morte del figlio. Basterebbe questo. Quindi tu preghi? Ma come preghi? Da dove parte la preghiera? Parte dal tuo cuore la preghiera? Sì. Allora nel tuo cuore c'è il Signore? Sì. Ma il Signore che cosa ti vuole dare secondo te? Perché siamo stati creati? Perché Dio ci ha messo in questo mondo? Guardate, non ci ha messo in questo mondo neppure per star bene fisicamente. Non è questo il senso della nostra creazione. Il senso di questa creazione per cui siamo in questo mondo è che noi abbiamo l'immagine di Dio dentro e siamo chiamati a far comunione con Lui. Per cui tutto il resto è subordinato a questo. Quando tu al Signore gli dici, Signore, fammi questa grazia, prego tanto, Lui che cosa fa? Non dimentica che Lui ti ha creato per l'eternità, ti ha creato per la comunione piena con Lui. E allora Lui magari posticipa quella grazia, non te la fa come tu gliela chiedi oggi, la posticipa perché, come dice Sant'Agostino, man mano che la posticipa, cosa fa il tuo cuore? Il tuo cuore è un muscolo elastico, lo dilata, non ci dà subito quello che gli chiedi, perché spesso glielo chiediamo in maniera infantile. E se Lui rispondesse in quel momento lì, tu non faresti nessuna crescita nella fede. Penseresti solo a te. Invece il Signore allarga il cuore, a volte proprio ritardando, come se ritardasse la risposta, come se non ti ascolta e ti fa pregare. Io non so cosa è successo a lei i primi anni nella vita, ma poi secondo me si è entusiasmata nella preghiera, ha sentito quello che tanti di voi sentono nella preghiera, che pregare è già la risposta alle tue preghiere. Poter pregare è già la risposta, già sei stato esaudito. Quando è che mi esaudisce il Signore? Quando mi mette nelle condizioni di pregare. Poter pregare è già la risposta. Se io posso parlare con Lui e dirgli ho fiducia in te, mi fido di te, ma questo è già tutto. Mi fido. Poi, Signore, il giorno, l'ora, il modo, pensaci tu. Ho pregato per questo bambino ed è morto. Non mi ha ascoltato? No, mi ha ascoltato. Non ha ascoltato la mamma? No, l'ha ascoltata la mamma. Ma allora è morto perché? Non lo so. Però io penso che quel bambino è pieno di vita. La fede mi fa star zitto, ma mi dice, ma quel bambino è pieno di vita, è morto, ma è pieno di vita. Dio non può deludere nessuno. E se Dio ascolta la preghiera di una mamma, di un papà, non delude nessuno, ma come lo fa? Nella fede. Ma io non lo vedo quel bambino, è pieno di vita. È pieno di vita. Certo che non lo vado a dire al papà questo, non lo vado a dire alla mamma in quel momento lì, ma io vivo con questa fiducia in Dio. E così Santa Rita aveva questa fiducia in Dio, per cui in un certo momento, io credo che quando lei andava a pregare su quello scoglio lì, poi capiva come ragionava Dio. E quando che Dio non rispondeva, sembrava che non rispondeva, in realtà rispondeva ancora di più. E alla fine gli ha dato quella spina sulla fronte. Che Dio strano. Non gli ha dato qualcosa, capite? Quindi non gli ha detto, ma gli ha dato se stesso. Come si è detto, guarda, Rita, ho visto come tu ami, ho visto come tu preghi, ho visto come tu sei intensa nella preghiera, ho visto come tu non ti scoraggi, ho visto come sei rimasta fedele anche nelle prove più grandi. Vieni, sposa, ti do tutto. Ti do me stesso, ti do una spina, ti do la mia passione. Ma figli miei, questo è l'amore. Questo è l'amore. Dio non dà qualcosa, Dio dà se stesso. Non dà qualcosa, dà se stesso. Dà se stesso. Se vuoi di meno, rimani deluso, rimani delusa. A chi delude il Signore? A chi vuole di meno dell'amore? A chi vuole di meno dell'amore, Dio delude. Perché Dio non sa dare di meno, ma sa dare solo di più. E allora noi cominciamo questi 15 giovedì
A me piacerebbe da morire che questi 15 giovedì noi potessimo viverli, no? Anche con quel cammino spirituale che ha fatto Rita. E sarà partita dalle cose semplici della nostra vita. Poi piano piano ha imparato a conoscere il Signore. Poi la sofferenza, il lutto della morte del marito. Poi l'esperienza nel monastero. Il senso di emarginazione che ha vissuto, profondo, le umiliazioni che ha vissuto. Alla fine della sua vita, dopo tanta sofferenza, ai 15 anni, con la spina lì, come per dire, ti do tutto l'amore, Rita. Lo vuoi? Sì. Lo voglio. Ecco la spina, lo voglio. Ti do l'amore, non ti do qualcosa, ti do l'amore. Ecco, l'amore. L'amore crea sempre una ferita, sempre, ricordiamocelo. L'amore apre una fessura, sempre, nel cuore, dappertutto. Il corpo non resiste all'amore di Dio e viene ferito. Quando tu ami, il corpo viene ferito. Da chi? Dall'amore di Dio, verso il quale il nostro corpo tende, ma in questa terra qui non ce la fa a contenerlo e si deve spaccare da qualche parte. Normalmente si spacca nel cuore. Normalmente la prima ferita avviene nel cuore, il cuore si spacca quando arriva l'amore di Dio, non ce la fai più a contenerlo. Allora noi guardiamo, no, la ferita del Signore, guardiamo le ferite di Santa Rita e pensiamo, oh poverina quando ha sofferto, ma no, è quella la sofferenza dell'amore, l'amore ti spacca il cuore. Perché Dio ama nel modo migliore, il nostro corpo vuole amare come Dio, ma non ce la fa qua giù. Non ce la fa quel giù. Ma è bello però, capite? Allora se iniziamo questa devozione così, allora possiamo pregare per noi, per la nostra vocazione, per la famiglia. Può diventare una scuola d'amore grandissima, no? E si capisce, no? Perché Gesù voleva che la sua casa di preghiera fosse una casa di preghiera. Ma questa casa di preghiera, il Tempio, oggi per noi è il nostro Tempio, è questa Chiesa, ma è il nostro Tempio. È il luogo dove io incontro Dio, i mercanti, il covo di ladri, sta nel mio cuore, capite? Se ripenso alle confessioni che ho fatto, no? I cuori che mi si sono aperti, ho visto dei templi meravigliosi. Ma proprio il tempio che è il cuore, come può essere inquinato, rovinato, corrotto? Cosa abbiamo fatto di questo tempio qui? Se ci stanno chiacchiere, litigi, mormorazioni, buttiamole via. Gesù le butta via, capito? Via! E lotta il Signore contro questa sporcizia. Non lo vuole un tempio così, perché questo qui è il luogo dove Dio incontra me e io incontro Dio. Questo è il tempio che non mi può togliere nessuno. E lo Spirito Santo difende Gesù Cristo dai mercanti, lo difende nel mio cuore e quindi mi fa sentire, no, quella lotta. Chiaro che devo, siamo fra poco entriamo in Quaresima, è chiaro che dobbiamo, siamo chiamati, no, a purificare questo cuore, a liberarlo da tutte le cose vecchie, perché vogliamo fare quello che ha fatto Santa Rita. Non vogliamo tanto avere, sì, poi il Signore ti farà tante grazie, ma che non te ne accorgi neppure di quante te ne fa. Ma prima di tutto il Signore ti vuole dare se stesso. E questa è una cosa meravigliosa. Iniziamo questo cammino quindi, perché il primo a desiderare questo cammino è il Signore, che ci prende sul serio. E quindi vi invito anche ad essere contenti se vi sembra che Dio non vi risponde. Perché quando non vi risponde, vi sta prendendo sul serio. Non vi dà le caramelle così. Quando non risponde, perché prende sul serio la tua anima e dice, io ti ho creato per avere un cuore grande, io ti ho creato per contenere il cielo. Tu invece vuoi solo star bene fisicamente qui. Non va bene. Tu vuoi solamente le cose che piacciono a te qui. Non va bene. Io ti ho creato per contenere il cielo. E non ti risponde, e fa bene. Anche se a me mi dà fastidio quando non mi risponde.
Ma non ci risponde perché desidera che io e te camminiamo, camminiamo, che cresciamo nella parola di Dio. Cercate sempre il volto del Signore. Cercate sempre il suo volto. Non vi fermate davanti alle apparenze, no? Non vi fermate di fronte ai problemi, cercate il suo volto, il Signore vi guida. Ecco, chiediamo al Signore questa grazia. Oggi iniziamo, ma non sappiamo dove Dio ci porta, no? Anche noi forse avremo i nostri 15 anni, forse anche noi avremo la nostra spina, forse già ce l'abbiamo una spina. E allora questa spina è il luogo dove l'amore di Dio incontra il nostro amore. Dove il mio amore incontra quello di Dio, si apre una ferita. Adesso i parenti, gli amici che vi porteranno questo video, vogliamo raggiungere tutte le persone più sole, più disperate, con la benedizione di Dio Onnipotente, mediante l'intercessione della Santa delle cause impossibili. Il Signore vi benedirà, Lui stesso, attraverso Santa Rita. Per intercessione di Santa Rita d'Acascia, vi benedica, vi custodisca, vi protegga Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Il Signore vi liberi da ogni male e vi conceda la pace e la serenità. Amen.